Mediacentro, la televisione di Cassino e del Cassinate. Amici sportivi, buon pomeriggio. Siamo qui a Broccostella, un impianto magnifico, e fra poco inizieremo a raccontarvi di Broccostella Cassino. Valeva per la quarta giornata del campionato di promozione girone laziale, girone D laziale. Il Cassino sono tre risultati utili consecutivi. Oggi affronta un Broccostella che è imbottito di ragazzini, però è guidata da quel Fabio Salvatici che tutti gli sportivi di Cassino ricordano con tanto affetto e anche nostalgia per chi vi parla. Bellissima giornata in uno scenario naturale veramente bello, e fra qualche istante entreranno in campo le due squadre guidate rispettivamente da Fabio Salvatici, quello del Broccostella, e di Prisco per il Cassino. Intanto vi cominciamo a dire le formazioni che scenderanno in campo. Il Broccostella schierata con Massarese, Palladinelli, Di Battista, Pompilio, Cianfarani, D'Agostino, Orabona, Fiorini, Ascione, Letterese e Marini. 12° Milano, 13° Tullio, 14° Pentagallo, 15° Mosciosce, 16° Gemmiti, 17° Capobianco, 18° Urbano. Ripetiamo, allenatore il signor Fabio Salvatici. Il Cassino invece schiera in porta il giovanissimo Zolla, Di Vito, Capocci, Mangini, Lamanna, Palma, Prisco, Turco, Calcagni, Risi, Carbone. 12° Fasani, 13° Neri, 14° Pirolli, 15° Venturini, 16° Paolozzi, 17° Antonucci, 18° Calcagni, allenatore signor Silvio Di Prisco, l'arbitro il signor Divino di Roma 1, gli assistenti rispettivamente sono Noce di Roma 1 e Di Giacomo di Tivoli. Le formazioni sono schierate in campo e quindi tutto è pronto per questa partita che per il Broccostella rappresenta naturalmente l'ossigeno che manca per poter risalire di qualche posto la classifica, se sarà possibile, e per il Cassino invece una riconferma o una conferma di tutto quanto di buono sta facendo in questo campionato che è dominato dal Fontana Liri e dal Roccasecca. Voi sapete le traversie del Cassino. Cassino che ha dovuto ridimensionare quelli che erano le aspirazioni dell'inizio del campionato, mandando a casa giocatori importanti che facevano la differenza nella formazione stessa. Quindi è imbottita anche il Cassino, giocatori molto giovani che però stanno dando delle belle soddisfazioni al pubblico e ai tifosi del Cassinate. Oggi presente come al solito qua negli spalti i leggendari Fedain, ormai, perché sono tantissimi e praticamente dal 1976 sono sempre a seguito del Cassino. Il Cassino è schierato con la tradizionale maglia bianco-azzurra, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, mentre il Broccostella una maglia del verde e bianco, calzoncini verdi e calzettoni bianco-verdi. È iniziato in questi istanti il fischio d'inizio da parte del signor Divino ed entriamo in telecronaca diretta. È il Broccostella, perde palla, poi c'è Risi, accenna a puntare sull'avversario ma è molto bravo. In attacco adesso è Broccostella, se ne va il numero 9, Ascione, che tenta la conclusione personale, ma la palla sfiora di qualche metro il palo alla destra del portiere Zolla. Rimessa in gioco direttamente dal portiere Zolla, calcia, centrocampo, palla che praticamente salta in due, poi libera un giocatore del Broccostella. Ed è palma all'indietro per la manna e poi per il portierino Zolla. Zolla che si appoggia a Mancini,
calcio a lungo di Vito, poi Palma, ancora il Cassino in possesso di palla, Risi che punta direttamente su Prisco, Prisco scavalca il portiere in uscita, ma è bravo il numero 5, ci sembra Ciamparani, il Ciamparani uomo esperto della formazione guidata da Fabio Salvatici. Quindi primo calcio d'angolo a favore del Cassino. Due sulla bandierina del calcio d'angolo, chiama lo schema giocatore, poi c'è una deviazione, ci sembra, di Capocci, che però non riesce a inquadrare la porta difesa da Massarese, rimessa in gioco direttamente dal portiere Massarese. E vi ricordiamo che sono passati solo 4 minuti all'inizio della gara. Per tutti gli sportivi che si sono messi in questo momento in ascolto, vi ricordiamo che il punteggio è fissato ancora sullo 0-0 e vi stiamo praticamente, stiamo trasmettendo la telecronaca della partita di calcio Brocco Stella Cassino valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di promozione laziale Girone D. Numeroso il pubblico presente qui sugli spalti. C'è un fallo laterale accordato al Brocco Stella, se ne incarica direttamente Di Battista, cerca, appoggia sul compagno di squadra e poi c'è una punizione a favore dei bianco-azzurri. Cassino in possesso di palla. Perde palla Calcagni, si lamenta con il direttore di gara, ma l'intervento ci è sembrato pulito e giusto. Ciamparani. Ancora un passaggio all'indietro per il portierino Zolla su Mancini. Mancini allarga per Capitan Lamanna. Calcia in questo istante a cercare l'esterno sinistro, palla molto lungo che praticamente va in fallo di fondo. Si gioca in un certo senso ad uomo, una difesa quella del Brocco Stella schierata con un 4-4-2, la difesa e il centrocampo, un 4-4-2. Adesso palla al piede e Letterese che appoggia l'indietro per Ciamparani. Ciamparani cerca il proprio compagno Rabona, ma è lesto un difensore del Cassino a liberare la zona di campo del Cassino. Palladinelli, poi Letterese e vediamo che Prisco, prestazione ottimale quella di domenica da parte del giocatore venuto appena 15 giorni fa alla corte, messa a disposizione alla corte di Prisco. E Lamanna ferma un difensore del Brocco Stella di petto, poi allunga il pallone Mancini per il Cassino, si appoggia a Risi, c'è un bellissimo pressing fatto dai giocatori di Fabio Salvatici che ottengono, riescono comunque ad entrare in possesso di palla. Ciamparani lungo a cercare il numero 9 Alcione, poi c'è Marini, perde palla Marini, è il giocatore del Cassino, il numero 2 di Vito,
fatto oggetto di una punizione già calciata. Calcagni crossa, cerca il cross, il Palma, non viene deviata la palla da un giocatore del Broccostella, quindi secondo calcio d'angolo a favore del Cassino. Divertente la gara fino in questo momento, anche se sono trascorsi appena 7 minuti. In area esce alla grande Massarese, ma si fa male, lo vediamo per terra, ferma il gioco giustamente il signor Divino, si va ad assingerare sull'infortunio del portiere Massarese, che è uscito con i pugni. Ardita la sua uscita, ma l'effetto è che ha evitato sicuramente una circostanza molto pericolosa. Direttamente in fallo di fondo, quindi si riprenderà con il portiere Massarese. Lungo rinvio, la manna, Risi a cercare Di Prisco, il piccolo funambolo Di Prisco, palla al piede, si libera, però non è lesto il proprio compagno di squadra a sfruttare il passaggio. Dicevamo giornata solata ma fredda, comunque la gara fino adesso è piacevole, quindi non ci si annoia. Occasione per il Broccostella, c'è il cross da parte di Marini, non viene intercettato, la manna all'indietro per Mancini, Prisco. All'indietro per il portiere Zolla, Mancini, lungo suo passaggio. Di Vito salta l'uomo, poi viene fatto un fallo su di lui e quindi se due giocatori del Cassino. Di Vito punta sull'avversario, riesce a crossare, comunque Calcagni non arriva sul pallone scodellato in aria da Di Vito. Si riprende con Massarese. Lungo a cercare la punta Marini, poi alla meglio il giovanissimo Zolla. Palma ancora Prisco. Tenta di tentare di entrare in area solo davanti al portiere ed è praticamente Calcagni. Calcagni mette a segno la rete del vantaggio del Cassino. Pertanto il Cassino, quando è trascorso 10 minuti, 11 per la precisione, dall'inizio della gara in vantaggio con il solito Calcagni. Papà,
Cassino in vantaggio. Lungo rinvio del centrocampista a cercare il numero 7, Orabona, ma protegge palla il terzino del Cassino Capocci, pertanto solo un fallo laterale. C'è una punizione. È stato bravo Prisco a liberarsi di due avversari per poi appoggiare la palla in aria dove erano presenti Calcagni e l'altro compagno di squadra Carbone, e non c'è stata nessuna difficoltà a mettere a segno la palla in rete per l'incolpevole Massarese, lasciato solo per una circostanza. La Manna. Palla in fallo laterale. Orabona, Marini, scusate, colto in posizione di fuorigioco, pertanto il signor Divino fischia e ordina la rimessa in gioco per i bianco-azzurri. Carbone che si appoggia a Mancini, a Palma, scusate, poi solo un fallo laterale. Difesa stretta quella del Cassino, dove è difficile praticamente entrare. Ancora Prisco sul pallone, all'indietro, bellissimo questo passaggio, poi c'è Risi, Mancini. Lungo il suo passaggio per il proprio compagno di squadra Di Vito. Marini crossa per il numero 9 Ascione. C'è una punizione dello stesso Ascione su un giocatore del Cassino. C'è il capitan La Manna fuori dal campo, a terra. Si riprende con Zolla. Cianfarani che appoggia a Di Battista. Poi per Marini, mandano in avanti alla sfera, ma non c'è nessun giocatore del Broccostella, pertanto facile il controllo da parte dei giocatori del Cassino. Cianfarani. Calcia lungo Mancini, si ripropone il Broccostella, è il numero 3 in possesso di palla, salta due avversari, si tratta di Di Battista, poi non riesce praticamente a rincorrere, a controllare la sfera e la palla si perde in fallo di fondo. Mancini. La Manna.
lungo a cercare Cianfarani. Fallo laterale assegnato ai verdi. Del Broccostella, di testa libera Mancini, ancora Cianfarani, palla calciata, riparte Cassino, palma manda direttamente in fallo laterale. Intervento di Di Vito, di testa manda la sfera direttamente in fallo laterale. C'è uno scambio a cercare il numero 11 Marini, in aria Marini, bello questo suo, questa sua iniziativa che per poco non scaturisce il gol del pareggio da parte del giocatore Broccostella. Lungo rinvio, ancora il Broccostella in possesso di palla, minuti trascorsi dall'inizio della gara, vi ricordiamo che Cassino è in vantaggio per una rete a zero, rete messa a segno dal solito Calcagni all'undicesimo del primo tempo. Ancora una punizione a favore del Broccostella. All'indietro per Cianfarani, Cianfarani a cercare Marini. La palla è controllata in aria dal portierino Zolla che si appoggia a Mancini. Mancini per il capitan Lamanna. Mancini Lamanna, parte il contropiede del Cassino ed è bravo il numero 7 Orabona a controllare. C'è uno scambio favorevole in questo momento a Broccostella, tenta, stiamo al di là della linea del centrocampo. C'è un fallo sul portiere Zolla da parte del numero 8 Fiorini, pertanto il signor Divino ordina una punizione a favore del Cassino. Lamanna, naturalmente troppo presto, il Cassino cerca di smorzare l'agonismo ma manca ancora tantissimo alla chiusura della gara, quindi
bisognerà continuare a giocare, ad essere incisivi come lo è stato fino al momento del gol del vantaggio. Marini per il Brocco Stella, si appoggia ad Ascione e poi ancora Marini riesce a crossare all'indietro, poi il numero 8 Fiorini, punizione. A favore del Cassino, punizione già battuta, commette fallo il numero 2 del Cassino di Vito su un avversario da dietro e quindi costringe il direttore di gara a fermare il gioco e ad assegnare una punizione. La batte Ciamparani, Ciamparani per il numero 3 Di Battista, Di Battista, calcia Letterese, manda la palla direttamente nelle braccia del portierino Zolla. In questo momento è il Brocco Stella che riesce palla restituita, ah no, è il Cassino, Cassino che batte un fallo laterale ed è Risi a cercare Prisco. Possesso di palla il numero 7, Orabona, che già ha passato un compagno di squadra, perde palla a centrocampo, c'è il numero 10, Letterese, all'indietro per Ciamparani, ancora per D'Agostino e poi al portiere Massarese. Di Palma, Capitan La Palma, e fallo laterale. Prisco di testa a cercare, perde, esce praticamente Massarese con un po' di ingenuità, stava praticamente causando un passaggio per Carbone. E c'è un fuorigioco da parte di Prisco del Cassino. Ciamparani, Mangini su Prisco, anticipa Massarese, Letterese per di petto il numero 11 Marini, poi Risi in possesso di palla, l'indietro per La Manna, La Manna a cercare ancora Carbone, Carbone riesce, cross al centro, è bravo sia il cross sia il tentativo di deviazione da parte di Prisco. Ancora una buona occasione per il Cassino. Thank you.
Calcagni perde palla, fallo laterale a favore del Cassino già battuto, Mancini che sbaglia il passaggio. All'indietro per Massarese. La Manna ottiene il numero 2 del Broccostella, palla di Nelli, un fallo laterale. Salta benissimo Capitan Lamanna, punizione per fallo su un giocatore del Cassino. Risi, buona la sua iniziativa a scavalcare un avversario, ma è lunga la palla, si perde sul fondo. Si riprende con Massarise. Di Vito all'indietro per Mancini, poi Capitan Lamanna, poi Palma e ancora per Capocci. Si agganciano due giocatori del Cassino, poi la palla arriva fra i piedi di Massarese che libera con un calcione. Ancora la sfera che stagna a centrocampo, c'è ancora l'iniziativa del Cassino. Si riprende con una punizione battuta da Cianfarani, in area per il 7 solo, ora buona, ma viene praticamente beccato in fuorigioco. Carbone cerca di liberarsi al proprio avversario, fallo laterale ed è il numero 3 di Battista. Ora buona per il 9 Ascione, ancora c'è Carbone che libera, viene anticipato il praticamente Turco da un giocatore del Broccostella. È ancora a gioco fermo per una punizione ordinata dal signor Di Vino. Cianfarani. C'è un buon pressing da parte del Broccostella. È gioco fermo, ancora fermo per una punizione a favore del bianco azzurri. Avanza palla al piede Mancini. C'è uno scambio fra Turco, Carbone, Di Vito, ancora di Prisco solo,
riesce a girarsi, poi e c'è una punizione giustamente ordinata dal signor Divino Vino. Ciamparani, riparte il Broccostella. Calcagna all'indietro per l'ottimo Turco. Gioco fermo. Vediamo che l'arbitro Divino si è portato presso un giocatore che si è infortunato, a cui vengono prestate le cure da parte dei sanitari dalla panchina del Broccostella. Palla all'indietro per Massarese, poi ancora Ciamparani, la manna di petto per Turco. Buona l'occasione per Carbone, ma la palla praticamente si stampa sulle spalle di Carbone, che si era liberato, e quindi è bravo Massarese. Adesso un'occasione buona per il Broccostella in aria, c'è il numero 9, si destreggia bene ed è il primo calcio d'angolo a favore del Broccostella. Calcio d'angolo a favore del Broccostella. Sulla bandierina. Direttamente in area di pugno, Zolla libera ancora un secondo calcio d'angolo, e quindi per quanto concerne i calci d'angolo siamo in parità fra il Cassino e il Broccostella. Calciato in questo istante, c'è una deviazione, ottiene ancora un altro calcio d'angolo, stavolta dall'altra parte della porta difesa da Zolla, quindi è il terzo calcio d'angolo. All'indietro per il numero 3 del Broccostella, Di Battista, che calcia. Calcia male la sfera, che si perde alta sulla traversa della porta difesa dal Zolla. Mancini. La manna, ancora Mancini. Avanza Mancini, palla al piede per Turco, a cercare Prisco, riesce Prisco a impossessarsi della palla, spalla la porta, si appoggia all'indietro ma non vi riesce, e quindi il numero 11 Marini del Broccostella che ottiene un fallo laterale. La manna. Si riprenderà con una punizione ordinata dal signor Divino a favore del Broccostella, e Ciamparani. Poi è bravo Mancini a liberare, ancora un'occasione da fuori area, bravo questo tiro del centrocampista Letterese, che per poco non sorprende il bravo nell'occasione Zolla. La manna. Mancini. Lungo il rinvio di Mancini, la palla va oltre la recinzione e approda sugli spalti.
Palla di Nelli, ancora un fallo ai danni di Vito, quindi punizione ordinata dal direttore di gara Mancini per la manna. In avanti e c'è il terzo calcio d'angolo a favore del Cassino, quindi sono tre i calci d'angolo per entrambe le squadre. Sulla palla Risi, sulla bandierina, in aria a cercare Carbone, poi Mancini, ancora Risi, direttamente la manna ed è bravo, bravissimo Massarese a deviare in calcio d'angolo un tiraccio dal limite dell'area del capitan La Manna, quindi quarto calcio d'angolo a favore del Cassino. Stato bravo nell'occasione Massarese, salvando con questo intervento la porta. Devia l'interno Calcagni, non ci riesce, però l'idea era giusta. Quindi nulla di fatto, palla in fallo di fondo, si riprenderà con Massarese. Sette minuti alla fine del primo tempo, vi ricordiamo che il Cassino conduce per 1-0 l'incontro con il Broccostella, rete messa a segno all'undicesimo dal solito Calcagni. Partita tutto sommato piacevole. La manna in aria, Di Vito, Carbone, riesce Carbone a superare l'avversario, poi è bravo il Risi, ma non ce la fa ad arrivare sulla sfera, quindi fallo di fondo. Massarese, Mancini, Turco, guadagna un pallone Capocci, scambio con Di Prisco, ancora Di Prisco sulla sfera. Fallo laterale, scambio fra Capocci calcio d'angolo su una ribattuta di Risi, ottiene il suo quinto calcio d'angolo il Cassino. Raddoppio, raddoppio! In aria viene cacciato in questo momento, devia di testa il bravo Capocci, la palla sorvola di poco alto sulla traversa della porta difesa da Massarese. Di testa ancora Capocci. La caratteristica è che in questo Cassino tutti partecipano all'azione di attacco e tutti in quella di difesa. Un gioco splendido, insomma, fatto di stretti passaggi, ma sempre precisi, sempre alla ricerca del gioco e mai a buttare la palla in avanti. Calcio di punizione a favore del Cassino.
Zolla, La Manna a scavalcare l'intera difesa, e bravo Ciambaranidi, e poi un tentativo veramente splendido da parte di Carbone, che cerca di agganciare la respinta di Ciamparani per colpire al volo nella porta di Massarese. Bellissimo il gesto tecnico. Carbone era indietro, poi c'è praticamente Zolla. Letterese, palla al piede, cerca il proprio compagno di squadra, vi riesce. Buona questa iniziativa da parte del Borcostella, all'indietro per Letterese, poi esterno sinistro direttamente in porta. Con un nullo si perde la palla alta sulla traversa della porta difesa da Zolla, con un nullo di fatto termina anche questa azione. Due minuti alla fine della prima fazione di gioco. Zolla per La Manna, Zolla, La Manna. Capocci. Carbone. State passi. Calcagni palla a piede, salta un avversario, poi si appoggia, lo fa senza vedere la posizione del proprio compagno, in netto fuorigioco, costringendo così il direttore di gara Divino a fischiare. Giusta la decisione del collaboratore dell'arbitro. Gioco fermo, si riprende con un fallo laterale, libera Ciamparani. Capocci. Ancora un fallo laterale, e in questo istante il nostro cronometro finisce il tempo utile della partita. Manca qualche secondo. Circo ha dato, ha segnato intanto il signor Divino un minuto di recupero, trascorso il quale manderà i giocatori negli spogliatoi. Protegge palla Letterese, poi è Capocci. Scambio a centrocampo fra Letterese e Ciamparani, e decreta la fine del primo tempo il signor Divino, mandando tutti negli spogliatoi a prendere un tè caldo, come si usa dire. E vi ricordiamo che il Cassino finisce i primi 45 minuti in vantaggio su Broccostella per 1-0, rete messa a segno dal solito bravo Calcagni all'undicesimo del primo tempo. Ed è tutto qui dallo stadio del Broccostella, e diamo la linea alla regia.
Mediacentro, la televisione di Cassino e del Cassinate. Amici telespettatori, eccoci per raccontarvi il secondo tempo fra il Brocco Stella e il Cassino. Vi diciamo, per coloro i quali si mettessero in questo momento in ascolto, che il Cassino conduce per una rete a zero, rete messa a segno nel primo tempo dal solito Calcagni all'undicesimo del primo tempo. È iniziato da qualche istante la seconda frazione di gioco e entriamo in telecronaca diretta. Avanza palla al piede il numero 8 Fiorini, perde palla e c'è un fallo laterale a favore dei bianco-azzurri. C'è un fallaccio da tergo di un giocatore, si tratta del numero 10 Letterese ai danni di Risi, costringendo l'arbitro Di Vivo a fermare il gioco, ad assegnare un calcio di punizione già battuto in questo istante. Libera la difesa del Brocco Stella, la manna lungo il suo passaggio, vediamo che stiamo notando che l'esperto difensore Cassino Mangini richiama i propri compagni di squadra. Punizione a favore del Cassino, batte palma su Risi che cerca Prisco. Interviene prima un giocatore del Brocco Stella. Ancora il Brocco Stella in possesso di palla, ci pensa Letterese a impostare l'azione. Va la palla direttamente in fallo laterale, quindi si riprenderà con una punizione a favore, un fallo laterale a favore del Cassino. Turco Carbone, bellissimo, c'è un fuorigioco, fuorigioco fischiato dal direttore di gara su Orabona. Tiro da circa 30 metri, giocatore del Brocco Stella. Si riprende con Zolla, lungo rinvio di Zolla, salta Calcagni. Ed è Prisco che si avventa sulla palla, ma viene anticipato dal numero 6 D'Agostino. Fallo laterale a favore del Cassino, per poco non si impossessa di palla Prisco. Riesce a crossare la palla e libera un difensore del Brocco Stella. Turco al centro, tira a volo Calcagni e palla che va oltre il palo della porta difesa da Massarese. La manna. Mangini a cercare le punte.
la manna, di testa ancora la manna, poi Turco, due avversari su di lui. Le Terese, Cianfarani, Calcagni su Carbone, Carbone all'indietro, poi crossa a volo, tenta Turco una conclusione da lontano. Capocci all'indietro per Mancini, buona la sua prestazione fino a questo momento. Non si arrende il Broccostella, cerca di raggiungere la parità. Niente male questa squadra, anche se occupa un posto di classifica preoccupante per la permanenza nella categoria, però francamente abbiamo visto di peggio. Fallo, c'è un calcio di punizione, viene battuto in questo istante, intercetta un giocatore del Broccostella ed è il numero 4 Pompilio, palla al piede, avanza il numero 3 Di Battista, riesce a crossare, va in la manna che ha la meglio, poi si appoggia un proprio compagno di squadra, ancora Di Battista, riesce a crossare ma il pallone viene intercettato dalla manna. Fallo laterale. Roberto almeno di secondo punto. Punizione. Su Turco, la manna, c'è un tiro, bravo Massarese a intercettare, un tiro di Carbone da posizione molto molto vantaggiosa, ma è bravo il portiere del Broccostella. Lungo rinvio di Di Battista, ancora Di Battista in possesso di palla, rimette in gioco, fallo laterale a favore del Broccostella e manda alle stelle Capocci. Ma la sta lontano. Si riprende con il Broccostella dalla bandierina, poi la palla va fuori oltre la linea di porta e quindi si riprenderà con fallo di fondo, calciato adesso da Zolla, la manna. Yeah.
Palladinelli, Broccostella in attacco, cerca di produrre sforzo per raggiungere il pareggio. La squadra allenata da Fabio Salvatici, ricordiamo che Salvatici è stato un notevole giocatore del Cassino negli anni 70, ha lasciato un ottimo ricordo. Prisco, ancora Prisco, palla al piede, scambia o cerca lo scambio con il proprio compagno di squadra, Risi, e c'è una punizione. Ci sembra sia stato un... Una addirittura c'è un'espulsione, si tratta, viene espulso praticamente Prisco, reo di aver commesso un fallo intenzionale nei riguardi di un avversario, quindi il Cassino in 10. Espulsione di Risi, di Prisco. Viene invece ammonito il numero 8. Qui al quindicesimo del secondo tempo viene espulso, è stato espulso praticamente Prisco, Cassino in 10. Dicevamo, abbiamo messo un po' di ordine a tutto ciò che è successo, quindi vi ricordiamo che è stato espulso al dodicesimo del secondo tempo il giocatore Prisco, reo di aver commesso un fallo da dietro a un giocatore del Broccostella. Partita fino a questo momento molto 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 corretta, quindi ci sembra un po' eccessiva la decisione del signor Divino, ma era lì a due passi, se ha valutato con l'espulsione l'atteggiamento di Prisco avrà avuto le sue buone ragioni. Quindi adesso è più vogliosa il Broccostella, cercherà di portarsi in parità. Orobona, palla in fallo di fondo, quindi assisteremo al resto della gara, il Cassino schierato con 10 uomini. Cassino che ha avuto le sue possibilità per chiudere il risultato, ma ha segnato forse troppo presto. Cazzo, ci vuole gli allenatori, ce li... È avanzato il baricentro del Broccostella di circa 10-15 metri, quindi vediamo che c'è più pressione nella metà campo del Cassino. Orobona all'indietro per il 4 Pompilio. Riesce questa volta a portare, a crossare in aria il Broccostella, sta premendo il Broccostella per riguadagnare, riacciuffare il
il pareggio. Vi ricordiamo che stiamo trasmettendo la partita fra il Borcostella e il Cassino Valevole per la quarta giornata del campionato di promozione girone di Laziale. Manca ancora parecchio alla fine della gara, quindi il Cassino farebbe bene a continuare a giocare e a premere. Calcagni, tentativo di tiro, Carbone, possibilità di raddoppio, ma viene fermato in questo istante. Palla che è andata in rete, però sulla ribattuta di un tiro dal limite dell'area di Calcagni, era in posizione di fuorigioco il Carbone, che comunque ha tirato in porta. La manna. Calcagni, Carbone. Carbone, palla al piede. Di Vito. Riesce comunque a crossare, ma non c'è nessuno. Facile preda di Massarese, la sfera. Ora buona. Vai ragazzo, vai! Vai, vai! Turco. Cianfarani in avanti. Dai, show, dai, show, dai, show! Fiorini. Reclama una punizione il numero 8 Fiorini. Punizione che non viene accordata, ancora il Broccostella in avanti ed è Marini per il 3, numero 3 che tira in porta ed è bravo Zolla a non farsi sorprendere, quindi tentativo di Di Battista con un attento Zolla, il portierino si stende sulla sua sinistra. Zolla, calcia lungo. Di Vito si appoggia all'indietro, Di Vito salta due avversari, Risi, e poi tira da posizione quasi impossibile Calcagni, ma comunque la palla sfiora il palo della porta difesa da Massarese. Il Cassino ha capito che deve reagire, quindi ha spostato un attimino la difesa in, come si dice in gergo, un po' più alta, cercando di contrastare a centrocampo il gioco del Broccostella. Sulla palla Risi, all'indietro per Capitan Lamanna, cross in aria, intercetta Calcagni, ma non... Ma
calcagni. Si libera di due avversari, Calcagni poi appoggia la corrente Turco, punizione a favore del Cassino, fallo sul giovane Turco. Sanno squartagliati. Lui sta a rendere anche la cosa. Qui sta da un po' qua e un po' là. Sono quattro ore. Sono quattro ore. Sulla palla la Manna, palla posizionata da posizione favorevole. Sulla barriera si infrange il tiro di Risi. E ammonizione per l'11 Marini. Ammoniti sia il numero 8 Fiorini e poi adesso Marini per fallo ai danni di La Manna. C'è un cambio nelle file del Broccostella, è stato sostituito il numero 7, se non andiamo errati. Adesso vi diremo la sostituzione effettuata ed entra il numero 15, si tratta di Moscioce. In porta del secondo gol del Cassino, rete messa a segno da Calcagni, quindi doppietta di Calcagni, doppietta di Calcagni, e il Cassino conduce per 2-0 e adesso dovrebbe essere un tantino più facile portare a casa i tre punti. Bella reazione da parte del Cassino, che è riuscita, anche se ridotta in 10 uomini, a raddoppiare il risultato, quindi 2-0 per il Cassino. Ha subito il Broccostella il gol, il raddoppio del Cassino nel suo momento migliore, ma questi ragazzi di Silvio Di Prisco stanno dimostrando di avere anche i cosiddetti attributi per reagire a circostanze sfavorevoli. La Manna libera, poi Calcagni. Il miglior intervento del mondo, fluido. Ribatte la difesa del Broccostella, poi La Manna. Preferisce Mancini mandare la palla in calcio d'angolo.
quindi i calci d'angolo praticamente sono 4 per il Brocco Stella e 5 per il Cassino. Viene calciata in questo momento la punizione, il calcio d'angolo, sulla palla si avventa Paladinelli, ancora cross al centro, l'onnipresente Lamanna, all'indietro per Capocci che libera, Carbone intercetta un pallone, fa respirare la difesa del Cassino e il Brocco Stella proteso in attacco. Manca ancora parecchio alla fine della gara, quindi ci prova, c'è un'incomprensione fra Zolla e un giocatore. Palla al piede, avanza, posizione ancora, peccato, peccato, meritava altra sorte questo, il tiro finale di Divito, che era riuscito a liberarsi di due avversari e poi in diagonale ha cercato di sorprendere Massarese, la palla si perde di poco alla destra del palo della porta difesa dallo stesso Massarese. Si è accesa un tantino la gara, c'è da comprendere. Lamanna all'altra parte del campo per Turco a scavalcare, Calcagni di testa spizza la palla in una zona vuota, quindi è preda senza nessuna difficoltà la sfera di Massarese. C'è ancora un cambio fra le file del Brocco Stella, esce il numero 6 D'Agostino e fa il suo ingresso in campo il numero 13 Tullio. Massarese rinvia senza difficoltà. In attacco adesso il Brocco Stella. Con una difesa del Cassino posizionata in maniera impeccabile in linea. All'indietro per il portiere Zolla e capitan Lamanna, calcia in questo istante. Anche Calcagni in difesa per dare manforte e coraggio ai propri compagni di squadra, aiuta, questi sono i giocatori che servirebbero in ogni formazione. Carbone, punizione ai danni di Carbone. Se fa male calcolare entra pure lui. Carbone. Salta bene l'avversario, appoggia su Divito, poi la corrente Turco riceve in questo istante, riesce a crossare. Poi c'è una deviazione da parte di Cianfarani e quindi sesto calcio d'angolo a favore del Cassino. Cassino che ha capito che doveva essere implacabile. Quindi continua ad attaccare anche se ridotta in 10 uomini
per l'espulsione dell'ottimo Prisco al 12° secondo tempo, reo di aver commesso un fallo ai danni di un avversario. Capocci, Risi, Calcagna, autore di due belle reti. Risi, Turco in area, la palla attraversa tutto lo specchio della porta e poi va direttamente in fallo di fondo. Rinvio di Massarese, risponde Mancini all'altra parte del campo, poi la corrente di Vito in aria, crossa o tira in porta direttamente, ancora un diagonale e la palla fuori di poco dalla porta difesa da Massarese. Svenda di testa il capitano Lamanna sulla palla. Turco appoggia, cerca l'appoggio sul Calcagni, ma è bravo Cianfarana ad anticipare la punta del Cassino. Ed è nuovo entrato il numero 13 Tullio Mancini. Risi, Mancini, Zolla, Turco, controlla la palla, poi punizione ai danni di Turco, pertanto ordina il direttore di gara una punizione a favore del Cassino. Di Vito. Di Vito ancora sulla fascia destra, scambia corto però il suo passaggio, per poco non tenta di tirare in porta Carbone. Riesce la Manna ad intercettare la palla destinata a Fiorini. Calcagni, Di Vito in aria, Di Vito cerca il cross all'indietro, invece si appoggia all'indietro, c'è Turco. Ancora un'ammonizione, viene ammonito Turco. ...35 minuti trascorsi del secondo tempo, vi ricordiamo che il Cassino è in vantaggio per 2-0, reti messa a segno da Calcagni, doppietta della punta del Cassino, Calcagni all'11° del primo tempo e al 25° del secondo tempo. Si riprende con Zolla. Tentativo di cross da parte del numero 16 Gemmiti.
Tentativo di tiro in porta a sorprendere Zolla, tiro non insidioso ma non impossibile. Ed è bravo a non farsi sorprendere il giovanissimo Zolla. Cianfarani. Fallo di testa, ma un fallo non cercato sulla manna che si regge il viso. Dicevamo partita correttissima, se non nell'episodio, unico episodio da stigmatizzare, quello appunto del calcio dato da Di Prisco un avversario, da Prisco ad un avversario, costringendo l'arbitro Divino ad espellerlo. La manna gira calcagna per Turco. Gioco che in questo momento li stagna a centrocampo. Intercetta Carbone, non riesce a liberarsi dall'avversario. E ancora il Brocco Stella che si propone. Incomprensione fra i giocatori del Cassino. Fiorini, palla al piede, avanza Fiorini ostacolato da Turco. Trentasettesimo del secondo tempo, Cassino conduce per 2-0, le reti messe a segno da Calcagni, rispettivamente all'undicesimo del primo tempo e al 25esimo del secondo tempo. Pompilio, Cianfarani per il numero 3 Di Battista, palla al piede, cross in aria, c'è un fuorigioco segnalato da un assistente del signor Divino. Carbone perde palla ma ottiene un calcio d'angolo. E siamo giunti al settimo calcio d'angolo a favore del Cassino. Cassino.
calcio d'angolo battuto, tenta una semirovesciata di Vito, non ci riesce. All'indietro per la Manna, tutto il Cassino in attacco. Turco, possesso di palla, si appoggia, riesce comunque a corsare il giocatore del Cassino. Contropiede del Brocco Stella, il numero 8 di Battista, poi per il 13, occasione per il Brocco Stella, calcia male Tullio, calciando e toccando la terra che si è alzata per l'occasione, quindi intanto si era un po' aperta la difesa del Cassino, in contropiede è stato bravo il Brocco Stella a cercare di sorprendere la difesa, viene adesso sostituito Carbone e fa il suo ingresso in campo Venturini. Quindi non vedremo più Carbone in campo, ma il numero 15 Venturini. Ancora il Brocco Stella in attacco, Di Battista, dribbling su, poi tenta di tirare in porta direttamente, non si fa sorprendere il giovane Zolla. Mancano 4 minuti alla fine della gara, il Cassino in vantaggio per 2-0, questa sarebbe la quarta vittoria consecutiva, punizione su Calcagni, la Manna, Capocci, la Manna all'indietro per Zolla. Rinvia Zolla mandando la palla in fallo laterale. Brocco Stella che cerca il gol della bandiera. Vi ricordiamo che il Cassino gioca Venturini che tocca la sua prima palla, passaggio per... e c'è ancora una punizione ai danni di Calcagni. Ancora un cambio nelle file del Cassino, esce Di Vito ed entra il numero 13, Neri. Due i cambi effettuati nelle file del Cassino e due nel Brocco Stella. Capocci, la Manna, controlla bene Calcagni, riesce a girarsi, poi un ottimo tiro che però viene respinto dalla schiena a un giocatore del Brocco Stella. Un minuto alla fine dell'incontro, buona... Pompidio, poi Letterese, eccolo qua, cerca di addormentare la partita il Cassino, sbaglia in questo istante un rinvio di Mancini, bisogna stare attenti, Zolla riesce a metterci una pezza. Come
Calcagni, anticipato da Ciamparani. Calcagni all'indietro per Capital Lamanna, che a sua volta preferisce appoggiare al portiere Zolla per, appunto, per non correre pericoli. Rinvio del giovane Zolla. Letteresi all'indietro ancora per Ciamparani. Mancini respinge di testa. Turco. La reazione. Queste pagliacciate, porca miseria, no, è che ti perdi alla fine, ti perdi. Capocci. Ancora una sostituzione, viene richiamato in banchina il numero 10 Risi e a sua volta fa il suo ingresso in campo Paolo Ozzi, classe 95. E è terminata da un minuto la partita, è stato effettuato un cambio e quindi si è perso del tempo. Tenta l'ultima azione il... e punizione a favore da posizione favorevole per il Broncostella. Dicevamo, partita al nostro cronometro terminata, stiamo in piena zona recupero e l'occasione per il Broncostella di raggiungere il gol della bandiera. Posiziona la barriera Zolla. Aspettiamo il fischio dell'arbitro, in questo momento avviene ed è il numero 10, mette a segno il gol dalla bandiera Letterese, quindi 2-1 finisce la gara a favore del Cassino. Le reti sono state messe a segno all'undicesimo del primo tempo da Calcagni, poi raddoppia lo stesso al 25esimo del secondo tempo e il gol della bandiera, praticamente diciamo anche meritata da parte del Broncostella, del Letterese su calci di punizione. Quindi la partita termina per il vantaggio del Cassino 2-1 ed è tutto qui dallo stadio di Broncostella. I soliti giocatori, adesso assisteremo ai giocatori del Cassino che vanno a salutare formando una catena. Vanno a salutare i fedain, sempre molto vicini a questa squadra. Fabio Salvatici, allenatore del Broncostella, stavo dicendo del Cassino, ma è una figura storica per il Cassino, per i tifosi del Cassino. Sei stata veramente una punta e fai parte di quello schieramento storico del Cassino. Fabio, allora. Beh, questo mi fa piacere, sicuramente uno per tutta la vita si sente un po' attaccato sulla pelle anche quei colori. Sono contento che la squadra sta andando bene e che mira anche a salire di categoria. Sono meno contento ovviamente per quanto riguarda la mia squadra, perché non riusciamo a concretizzare anche un certo lavoro che poi sviluppiamo durante la settimana. La cosa più difficile in questi casi è sempre quello di equilibrare gli stati d'animo, soprattutto da quelli che ti stanno intorno, che magari di calcio capiscono ben poco. Io ho un interlocutore solo che è Gianni Forletta,
non mi va di parlare di calcio con altri personaggi che ho conosciuto cammin facendo, perché non c'è niente da dire, oltretutto, anche perché occupandosi di altri mestieri io non mi sono mai permesso di occuparmi dei loro mestieri, quindi non vedo perché debba parlare del mio mestiere con chi invece non sa niente. Questo tanto per essere chiari. Raccogliamo l'amarezza di Fabio per un'amarezza, diciamo così, perché condividiamo pienamente, fra l'altro. So che singolarmente i miei giocatori sanno fare qualcosa di meglio, magari me lo dimostrano durante la settimana, però, e poi in partita c'è sempre un pathos diverso che li frena forse. Volevo affrontare proprio questo tema. La squadra è piaciuta, sinceramente lo dico non per farti un complimento. Non ho visto mai buttare palla, non ho visto mai cinghischiare, insomma, in maniera, no? È molto corretta, fra l'altro, questa squadra. È un po' sfortunata, indubbiamente. Sì, noi ci proviamo. Ripeto, in quei tre giorni, perché di più non ci è consentito neanche di allenarci, perché la struttura è bella, ma è anche sovraccarica di squadre, squadrette, settori giovanili e quant'altro. E noi in quei tre giorni cerchiamo di sviluppare qualcosa di positivo, però noi, ripeto, abbiamo tante difficoltà. Giorni fa abbiamo avuto un colloquio con il sindaco Cipitelli, il quale, devo dire la verità, ha avuto belle parole nei tuoi riguardi. Mi fa piacere. E ha detto anche che abbiamo affrontato un po' il tema, diciamo, e il problema della società. Questa società che ha qualche problema, perché si fa fatica in un piccolo centro come Brocostella a portare avanti un discorso e un progetto. Però è molto soddisfatto per il lavoro che sta svolgendo sui giovani, sui ragazzi. È la categoria che per lui ritiene essere un lusso. Sì, effettivamente c'è un po' larga, per così dire, forse questa categoria, però siccome è stata conquistata precedentemente, io è la prima esperienza che faccio qui, nonostante che siano 40 anni che abito in questa cittadina, che sono, diciamo, stato chiamato in causa, ma effettivamente per il potenziale che c'è intorno, anche per una tradizione che manca, noi facciamo fatica, ecco, a fare anche un campionato di promozione. Già una prima categoria dava abbastanza da fare. Dispiace andare via perché abbiamo delle strutture invidiabili e noi, almeno per quanto mi riguarda, fino a che, come si suol dire, la matematica non ci condanna, uno ci prova sempre, ci crede sempre che di poter migliorare, di poter ancora fare qualcosa. Speriamo, Fabio, che tu possa trovare la chiave per risolvere questo problema. Sarebbe un grosso successo la Ma sì, indubbiamente. Ma ho sentito anche gli altri risultati, non è che ci aiutano. Vedo che anche altre squadre, probabilmente anche le Pontine, tu lo sai perché sei vecchio del mestiere, Gianni, si aiutano. Mi sembra che una squadra che lì sotto è andata a vincere col Sabotino, quindi non si danneggiano. Ecco, loro non si danneggiano sicuramente, noi invece magari ci facciamo del male volentieri, però va bene così, insomma, via. Fabio, nel augurarti le migliori cose, spero di rivederti quanto prima e di averti ospite negli studi di Mediacentro TV. Mi fa tanto piacere, grazie pure di questo invito e di nuovo tanti complimenti e speriamo che il Cassino ce la faccia a dispetto anche di tutti, perché so che dei problemi, insomma, ce l'avete anche voi, quindi grazie. Bene, grazie. Grazie a te. Siamo in compagnia con di mister Di Prisco, ancora una vittoria, 6 partite, 1 pareggio e 5 vittorie, con dei ragazzini che stanno sorprendendo sempre partita per partita, quindi c'è da ritenersi soddisfatti almeno sul piano dei risultati. Soprattutto sul piano dei risultati, però c'è pure una buona tecnica dei singoli, c'è una buona partecipazione del collettivo. Altrimenti non li fai questi risultati, né a Brocostella né in casa con le squadre che abbiamo incontrato. Diciamo che oggi la partita la dovevamo chiudere prima, se parliamo della partita di oggi dovevamo essere più bravi a chiuderla prima, più cinici, e poi non so perché mi brucia tanto questo gol preso al 94esimo. Non abbiamo mai subito un tiro in porta, però ci mettiamo sempre del nostro. Se vogliamo veramente migliorare, noi dobbiamo stare... Questi gol stupidi fanno male, a me danno fastidio. Se era l'ultima di campionato, allora festeggiavo qualcosa e questo gol non mi dava fastidio, ma oggi mi dà fastidio questo gol preso. Io parlo proprio sempre delle cose negative e questa è una delle tante che ho visto oggi. Una squadra che, come è andata in vantaggio, si è rilassata,
Noi non ci possiamo permettere questo. Noi, se vogliamo giocare a pallone per fare risultato, dobbiamo giocare a mille, altrimenti soffriamo contro chiunque. Mister, la vogliamo spendere una parola per il capitano Lamanna, che sorprende positivamente domenica per domenica? Diciamo che io non è difficile che faccia i complimenti ai giocatori così pubblicamente. Io i complimenti li faccio ogni giorno a loro in settimana durante gli allenamenti, però il valore di Lamanna non lo scopro né io né forse chi lo sta vedendo oggi. E Vincenzo è un ragazzo che ha delle qualità che non ha nulla a che vedere con la categoria, ma ce ne sono tre o quattro nella nostra squadra che non hanno nulla a che vedere con questa categoria, e dei ragazzetti che, se migliorano mentalmente, cosa molto difficile, ci proviamo, sicuramente si possono togliere soddisfazioni in categorie diverse, ma se migliorano mentalmente, perché le capacità tecniche ci sono. C'è qualche notizia ancora ufficiale che forse stasera il Cassino è primo in classifica, però non ci sorprende, manca tantissimo ancora alla fine del campionato. No, c'è l'amarezza per quello che poteva essere, che non si sa se potrà essere. Noi continuiamo a fare il campionato che ci siamo promessi a dicembre. Noi abbiamo fatto una classifica nel nostro spogliatoio dove sta solo Cassino e dobbiamo cercare di superare ogni domenica quella classifica che abbiamo. Gli altri faranno la loro corsa, noi facciamo la corsa su noi stessi, di superarci ogni domenica. Quando ci riusciamo bene, quando non ci riusciamo dobbiamo dire brava agli avversari. Però la classifica è su Cassino, dobbiamo sempre cercare di muovere quella classifica, e fino adesso ci stiamo riuscendo, muovere sempre la nostra classifica. Sei sempre molto lucido il mister nel fare i commenti e predire anche il futuro, insomma. Comunque siamo ottimisti. No, sono ottimista sicuramente, però ci sono delle cose da migliorare, perché abbiamo perso dei punti già l'ultima a San Michele su 2-0, poi ti rilassi, prendi due gol per vincere la partita. Sono punti buttati via, che è un peccato che alla fine possono costare caro. Speriamo che non influenzeranno negativamente. No, io non vedo l'ora che vinciamo qualche partita che non meritiamo, e allora forse il vento sta dalla nostra parte. Finché tu vinci meritando, quello che facciamo ce lo meritiamo, però perché abbiamo perso punti dove non meritavamo? Se viene quel giorno che rubiamo una partita tra virgolette, questo mi fa pensare che il vento allora dalla nostra parte. Grazie. Mediacentro, la televisione di Cassino e del Cassinate.